In questo video vediamo una trappola che è chiamata trappola elefante e che riguarda il gambetto di donna rifiutato. Questa trappola permette al nero di guadagnare praticamente un pezzo se il bianco non sta molto attento ed è stata per la prima volta utilizzata in una partita tra Maillet e Horwitz giocata a Berlino nel 1848. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche fondamentali di questa trappola. Gambetto di donna comincia con le seguenti mosse: D4, D5, C4. In questo modo il bianco sta offrendo questo pedone al proprio avversario. Se l'avversario lo prende, si chiama gambetto di donna accettato, se invece non lo prende, si chiama gambetto di donna rifiutato, e andremo proprio a vedere una delle varianti di questo gambetto di donna rifiutato. Diciamo, le opzioni più comuni per procedere dopo questa mossa sono o E6 con la variante ortodossa oppure C6 con la difesa slava. In questo caso procediamo vedendo la variante ortodossa, quindi E6. Questo pedone difende il pedone centrale, quindi se il bianco cattura verrà a sua volta ricatturato alla mossa successiva. Qui il bianco continua con cavallo C3, quindi sempre aumentando la pressione sul punto centrale D5, e nero risponde cavallo F6, quindi continuando sempre a difendere maggiormente questo punto centrale, e entrambi i giocatori stanno sviluppando i pezzi. Poi alfiere G5, ed ecco qui una mossa subito interessante, perché il bianco sta inchiodando il cavallo sulla donna avversaria, quindi il cavallo se si muovesse lascerebbe in presa la propria donna. Ed è questa una cosa che il bianco ha in mente sin da subito, quindi nella mente del bianco questo cavallo è come fosse completamente inchiodato e diciamo per il bianco non si può muovere. Vedremo che questo non è propriamente vero. Infatti qui il nero gioca cavallo BD7, quindi aumentando le difese sul proprio cavallo, e con questa mossa in qualche modo prepara la trappola per il giocatore avversario. Difatti vediamo cosa succede. Questo cavallo sta difendendo il pedone D5 insieme al pedone E6. In realtà, siccome questo cavallo in F6 è inchiodato, l'unico difensore del pedone D5 pare essere soltanto il pedone E6. Mentre il bianco attacca questo pedone con due pezzi, quindi tecnicamente al bianco può venire in mente di prendere questo pedone, quindi il bianco può cadere nella trappola e può catturare il pedone. Ovviamente prima lo cattura con il proprio pedone per evitare di perdere il cavallo. A questo punto però ormai la trappola è scattata, e cosa succede? Il nero ricattura il pedone e il bianco, convinto che il cavallo F6 sia inchiodato, lo ricattura a sua volta con il cavallo. A questo punto il bianco è completamente caduto nella trappola e il nero può sfoderare le proprie armi. Comincia con cavallo per D5. Questa è la mossa che sbalordirà il giocatore del bianco, perché a questo punto il cavallo, essendosi mosso, lascia la possibilità all'alfiere campo scuro del bianco di catturare la donna in D8, ed è proprio quello che ovviamente a questo punto il bianco deve fare, altrimenti non si giustifica l'aver perso il cavallo in D5. Quindi alfiere per D8, e qui però il nero riesce a riguadagnare la donna. Difatti, dopo alfiere B4, l'unica mossa legale che ha il bianco è quella di interporre la regina. Alfiere la cattura con scacco, quindi obbliga il re bianco a ricatturare l'alfiere, e infine il re nero cattura l'alfiere del nero. Quindi il cavallo che il nero ha catturato in D5 a questo punto è un pezzo di vantaggio che ha il nero. Da parte sua invece il bianco ha soltanto un pedone in più a giustificare il pezzo perso, e quindi è in netto svantaggio e probabilmente perderà la partita a questo punto. Vediamo invece cosa avrebbe dovuto giocare il bianco per evitare di perdere. Quindi ritorniamo con la posizione al punto critico, cioè a questo punto quando il nero ha appena mosso il cavallo in D7. A questo punto la mossa successiva, cioè
CPRD è comunque abbastanza buona lo stesso. L'importante è evitare di ricatturare alla mossa successiva con il cavallo. Questa è il punto dove il bianco ha sbagliato. A questo punto semplicemente il bianco poteva, per esempio, spingere il pedone in E3 e continuare a svilupparsi. E cosa succede qui? Succede che in pratica il nero rimane con un solo pedone centrale contro i due del bianco, e quindi questo è un piccolo svantaggio da parte del nero. D'altra parte però il nero ora svilupperà un altro pezzo, quindi diciamo in quanto a sviluppo più o meno è alla parità col bianco. Altrimenti a questo punto invece di C per D la mossa più giocata è sicuramente cavallo F3, quindi il bianco sviluppa un altro pezzo e quindi verso il centro, e quindi si prepara per l'attacco. A questo punto tipicamente il nero risponde C6, che è la cosiddetta difesa Cambridge Springs. Questa sembra in qualche modo bloccare completamente l'alfiere campo chiaro del nero, ma in qualche modo questo avrà nuova vita una volta che il pedone B verrà spinto, magari anche di una casa sola, e poi l'alfiere potrà essere ad esempio riposizionato su questa diagonale. Alternativamente un'altra possibile variante è la difesa ortodossa, che si fa con alfiere 7.